di me contro te. Come sapete, ormai sono una promessa sposa. Guardate l'anello che brilla. Lui da qualche giorno mi ha fatto la proposta di matrimonio ed è stato un momento magico. Noi al lago, io con la barca, la nuova canzone, l'avete sentita? È stupenda. Abbiamo realizzato Princessa in italiano. La canzone che più vi è piaciuta tra le nostre è Princessa, ma era in spagnolo e abbiamo deciso di rifarla in italiano. È una canzone bellissima, ma oggi non siamo qui per questo. Oggi siamo qui per fare uno scherzo. Come vedete, io sono venuta qui nella mia cabina armadio, che è un posto sicuro dove posso parlarvi senza che lui ascolti nulla, perché in qualunque stanza mi trovo le sue orecchie sentono tutto, specialmente quando si tratta di fargli degli scherzi. Quindi sono qui, anzi mi metto qui accanto le scarpe, così se parlo non mi sentirà affatto. Lo scherzo in questione che andrò a fargli ha proprio a che fare con l'anello. Per chi non l'avesse visto, lui mi ha regalato questo meraviglioso anello che guardate come sbrilluccica. Trin 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 trin. È un anello prezioso a cui tengo particolarmente e ovviamente ci starò sempre attenta e l'anello starà sempre con me. Ma oggi io andrò a far credere a lui che l'ho perso. Anzi, o meglio, fingerò che mentre ero in bagno a lavarmi le mani l'anello mi sia scivolato e che quindi sia entrato nello scarico. Secondo voi lui come reagirà? Secondo me andrà su tutte le furie, anche perché l'anello immagino gli sia costato un po', è un anello prezioso e quindi ci rimarrà molto male anche per la sua tasca. I suoi soldi che vanno via. Addio, salut, ciao ciao, bye bye. Quindi direi di non perdere altro tempo, di dare subito il via allo scherzo. Primo step, togliere l'anello. Eccolo qui. Dobbiamo far finta che questo anello non ci sia più, quindi lo devo andare a nascondere in un posto segreto. Dove lo metto? Dove lo metto? Sì, lo metto qui sotto, sotto i cappelli. Ciao. Ora che l'anello non c'è più, devo un po' disperarmi. Oh no, l'anello, guardate, la mia mano è vuota. Prima c'era un anello di fidanzamento, e invece adesso non c'è più. Oh no, prima era una promessa sposa e adesso non lo sono più. Sono brava come attrice? Beh, dai, penso di sì. Abbiamo fatto 2 film e tra poco esce anche il terzo. Mentre trovate il film Persi nel tempo. Lo sapevate? Esce l'1 gennaio al cinema e noi non vediamo l'ora. Sarà un film incredibile. Ancora più bello del primo, ancora più bello del secondo. Spettacolare. E se ancora non avete visto il secondo, cosa state aspettando? Il nostro secondo film infatti da poco è in digitale sulle piattaforme. Lo potrete trovare online per guardarlo comodamente da casa. Chi di voi non è potuto andare al cinema potrà vederlo quante volte vorrà da casa, per impararlo a memoria e per poi capire il terzo, perché il terzo film è collegato al secondo e quindi bisogna per forza vederlo. Ma adesso non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo da lui. Lui, non immagini cosa è successo. Che entri così come un terremoto dentro la stanza mentre sto giocando e mi sto rilassando per i fatti miei. Lui, eh? Non immagini cos'è successo. Ho fatto un casino, io ti chiedo scusa. Cos'hai combinato? Non noti niente? Ti sei spezzato un'unghia? Beh sì, le unghie sono un pochino bruttine. Infatti devo rifarle, non so come farle. Secondo me stavolta le farò più colorate. Sì, sì, ma qual è il problema? Che cosa sei venuta a fare? Perché sei venuta a disturbarmi? Infatti, aspetta. Cosa manca? Manca un dito. Lui, ho tutte le dita, sono 5. Non lo so cosa manca. Come non sai cosa manca? Cos'è accaduto in questi giorni? Tu mi hai dato qualcosa, non ricordi? Sofì, dov'è l'anello? Ecco, hai capito. Ho perso l'anello. Cosa? Ho perso l'anello. Cosa? Ho perso l'anello, come cosa ti devo dire? Ho perso l'anello, l'anello perso, andato via, ciao, non lo so. Io non so. Che cavolo stai dicendo? Hai presente quell'anello? Quanto costa e soprattutto che valore ha? Cioè, è il nostro anello di fidanzamento, la nostra promessa di matrimonio. Ma poi l'hai perso in un giorno, cioè praticamente te l'avevo dato ieri. Lo so, ma io non ci posso fare niente, lui, perdonami. Io ero in bagno, mi stavo lavando le mani, quando a un certo punto mi guardo le mani e non c'era più. Quindi immagino che sia caduto dentro lo scarico. Ti stai emozionando, stai per piangere. Lui, non ti preoccupare, non ti preoccupare, lo risolveremo, aiutami. No, pensa al mio portafoglio, non al quadrello. No, no, Sofì, ma come fatto a perdere l'anello? Me l'hai perso così in un giorno. Dove cavolo hai detto che è finito? Nel bagno della mia stanza. Ma non potevi fare un po' più di attenzione? Ma soprattutto il primo giorno che è l'anello, cioè subito cade nel bagno. E poi quell'anello è un simbolo, ha praticamente un valore inestimabile, perché quell'anello racchiude il nostro momento, i nostri anni insieme, ci sposeremo, diventeremo gli sposi. Ma senza l'anello non si può fare più niente. No, ma dai Sofì, io non ci posso credere. Vuoi perdere l'anello? Ma veramente, dimmi che è uno scherzo. No, lui, non è uno scherzo.
Ok. Vabbè, vabbè, calma, calma e sangue freddo. Non hai detto l'ultima parola. Potrebbe essere che magari è semplicemente incastrato nel lavandino e che quindi lo possiamo prendere tranquillamente. E non ci dobbiamo allarmare, ecco, vero? Sì, andiamo. È la solita Sofì Carciofina. Speriamo di trovare quest'anello, non posso perderlo. Guarda lui, ero nel mio bagno. Sì. E mi stavo sistemando, mi stavo pettinando, mi stavo mettendo le creme. Tutto filava liscio. Finché non mi sporco le mani. Allora cosa faccio? Le lavo. Apro l'acqua, metto il sapone. Lavo. Mi sciacquo di nuovo le mani. E sento tipo click. E ho detto, che significa questo click? Guardo le mani e l'anello non ce l'ha più. Quindi immagino sia caduto lì dentro. No, ma com'è possibile? È caduto nel lavandino? No, ma nello scarico lì dentro. Proprio così. Come faremo, lui? Ma non potevi lavarti le mani, non lo so, col gel disinfettante nel lavandino? E poi scusami, hai questa mano che è un posa gioie. È il posto dove si poggiano gli anelli prima di lavarsi le mani. Perché non lo usi? Ecco a cosa serviva. Io pensavo che questa mano servisse per fare batti 5. Sofì, non sono in vena di scherzi. Smettila, posa questo guanto qui e fammi controllare sul lavandino. Io non vedo niente, tutto nero. Non si vede nulla. Per tua fortuna, io ho studiato anche un po' di idraulicismo. Quindi sono un po' idraulico, scienziato. Vabbè, sapete, so fare tutto, ecco. Quindi magari con la torcia riesco a vedere qualcosina. Si vede solamente schivezze. Non c'è proprio niente. Mi aiuterò con queste. Ma cosa sono? Questi sono degli utensili per fare l'idraulico. Lui, ma sono delle bacchette per il sushi. Le avevi in tasca? Le avevo già prese perché sapevo che era caduto lì dentro e dovevo prendere in qualche modo l'anello. E non c'ho altro, non ho altri utensili. Ho trovato questa a casa. Adesso prendo un pezzo di nigiri, un pezzo di sushi, non lo so. Magari. Lui, come faremo? Guarda Sofì, io non vedo niente qua. No. E quell'anello lì era bellissimo. Io non ci posso credere. C'è questo anello era bellissimo. E poi l'ho preso con tutti i risparmi di una vita intera. E adesso come cavolo faccio? Ma dove? Ma poi è finito dentro il lavandino, ma non si vede proprio niente. Sicuramente sarà proprio nel fondo. Nel fondo, e per ora starà girando nelle fognature. E scende, sale tutto e finirà a mare. I pesci in mare con l'anello che ruotano con quelli. Sofì, io non ti regalo più niente. Non credere che dopo questo anello, giusto perché l'hai perso, sicuramente io ti regalerò un altro anello. Ma non esiste proprio! Cioè, l'hai perso in un giorno, perdi l'anello, e secondo te adesso devi regalare un altro. Festeggiamo, perché noi prendiamo gli anelli e festeggiamo. L'anello costosissimo e festeggiamo. Lui, ma cosa fai? Guardami! Devo controllare, devo provare. Lui, almeno guardami. Sofì, per favore, se mi lasci solo, io qua devo lavorare, ok? Ok, va bene, ti lascio solo, vado di là, ciao! Ragazzi, vi devo svelare un segreto. Io non ne capisco niente di idraulica, non sono un idraulico, non ne ho idea. Stavo guardando che qui sotto il lavandino c'è quel tubo e sicuramente l'anello potrebbe essere incastrato tipo lì dentro. Vorrei essere piccolissimo per poter entrare lì dentro. Oh, mamma mia! Ragazzi, non ci credo, ma non ci credo minimamente, ma vi rendete conto? Io pensavo che si arrabbiasse, ma no, fino a questo punto! Sarebbe andato tantissimo! Ma poi nella parte finale mi sono messa anche l'anello, gli continuavo a dire ni, sperando che si accorgesse che in realtà era qui, ma non si è accorta di niente! Volevo dirglielo, però perché rovinarmi lo spettacolo? È così bello quando si arrabbia! È troppo divertente! Però poverino, avete sentito? Lui ha detto che non gli interessa tanto il fattore economico, ma gli interessa più che altro il simbolo che questo anello rappresenta. Il fatto che rappresenta la nostra storia, il nostro fidanzamento, e poi abbiamo fatto quel video con quella bellissima canzone al lago. Per lui è stato un momento molto emozionante, ovviamente anche per me, ma per lui che ha dovuto fare la proposta immagino lo sia stato ancora di più. E quindi pensare che io abbia veramente perso l'anello lo sta facendo andare su tutte le furie. Ma più che altro mi sa che è un po' triste, perché magari pensa che io non tenevo così tanto all'anello da fregarmene. Ma tranquillo lui, quest'anello non lo perderò mai, perché io ci tengo troppo. Figurati se potrei mai perderlo dentro uno scarico. Se mai, quando penso di fare delle cose pazze, non lo indosso per paura di perderlo, lo lascio a casa a riposare. Ma non lo indosso se penso che si possa rompere, porcare oppure cadere. Tranquillo lui, io tengo quest'anello proprio come ci tieni tu. È importantissimo, perché solo una promessa sposa. La 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 la. E questa qui è la cabina armadio che io adoro. La 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 la, con tutti i miei vestiti. E però mentre io mi diverto di là, lui sta ancora cercando di prendere l'anello. Mi sa tanto che dovrei andare a dire la verità. Toc toc.
È permesso? Se sei venuta a disturbare, vai pure via. Io sto cercando di smontare il lavandino. No, lui, non ti voglio disturbare, attento. Mi dica, signorina, che perde gli anelli. Cosa è venuta a fare? È disturbare qui, nel mio laboratorio, dove sto cercando di recuperare un oggetto molto prezioso che sinceramente non voglio finisca nelle fognature. Ricordando da solo e senza aiuto, perché ovviamente la sottoscritta preferisce fare gli anziché darmi una mano, magari spiegarmi nel dettaglio dove può essere finito, se in questo buchino o in questo qua. Anche perché nel lavandino ci avete mai fatto caso che ci sono due buchi, uno qui e uno qui, ma questo qui sopra a che cavolo serve? Quello lì nello specifico serve per non far traboccare l'acqua, qualora tu dimenticassi l'acqua aperta. L'acqua va qui dentro e quindi non si allagherebbe la casa. Però lui, io non sono qui a dirti questo, ma a dirti che poco fa facevo i nini, proprio per farti notare che... Oh Sofia, hai trovato l'anello per caso? Se devo essere sincera, non l'ho trovato, ma lo sono andata a prendere, perché l'avevo semplicemente nascosto sotto un cappello nella mia cabina armadio per farti uno scherzo. Sabe, uno scherzo, veramente, ma sembra scherzi da fare questi, mi ha fatto prendere un colpo. Oggi era il mio giorno dove mi dovevo rilassare nel divano, tranquillo, col telefonino, e tu mi fai prendere questi colpi? Cioè mi hai detto che l'anello era caduto lì dentro, e io che ci ho creduto, anche perché un anello può cadere nel lavandino, quindi sinceramente non mi fare più questi scherzi, quell'anello per me è molto importante, capito? E quindi non lo puoi perdere. Ma lui, tranquillo, era uno scherzetto, tra l'altro uno scherzetto ben riuscito, ci sei cascata in pieno, è stato troppo divertente. Oh Sofia, hai veramente perso l'anello con la torcia, ti sei messa lì a controllare. Perché cosa avrei dovuto fare? Lasciamo perdere quell'anello lì? Lo lasciamo correre nella fognatura? Hai dato ancora una volta dimostrazione di quanto sei dolce e carino. A te non importava tanto dell'anello, ma del simbolo, perché noi siamo due carciofini che siamo innamorati. Ok, e tu hai dato come sempre dimostrazione di quanto sei pazza e carciofina. E comunque al posto tuo io non riderei troppo, perché ti prometto che questa me la paghi.